riguarda la presenza in Medio Oriente, se e come starci. La seconda è come difendere le nostre democrazie, basate sulla convivenza tra diversi, allorquando i musulmani qui residenti sono coinvolti in una brutale contesa come questa. Come preservare la nostra civiltà dai turbamenti violenti della civiltà vicina? Se ci limitiamo a perdere la testa, invocando vendetta senza capire il contesto, infilandoci senza riflessione sempre di più nel pantano medio orientale, utilizzando lo stesso linguaggio bellicoso dei terroristi, non facciamo niente di buono, mettiamocelo in testa. Potremmo anzi concedere allo Stato Islamico la resa del nostro modello di convivenza per entrare nel loro clima di guerra. Occorre innanzitutto proteggere la nostra convivenza interna e la qualità della nostra democrazia. Serve più intelligence con un'opera di contrasto coordinato tra polizie nell'ambito delle collettività immigrate di origine arabo-islamiche. Da notare che gli attentati si moltiplicano proprio mentre lo Stato Islamico perde terreno in Siria. Mantenere la calma significa non cedere ai richiami dell'odio contrapposti. Le immagini del britannico, non so se qualcuno di voi le ha viste, insomma le hanno fatte vedere nei vari telegiornali, dell'immagine di quel britannico che ha spinto la ragazza velata sotto la metro di Londra, e per fortuna non c'è stata insomma la tragedia, la morte della ragazza, la metro è riuscita a fermarsi in tempo. Ecco, sarebbe da apprendisti stregoni incoscienti rendere incandescente il nostro clima sociale, per dirla con linguaggio politico magari del nostro in auge nel nostro paese, mostrarci più forti del loro odio non è buonismo complice, è parte della sfida. Il cattivismo diventa invece oggettivamente complice, perché appunto fa il gioco dello Stato Islamico. Ecco, io mi fermo qui, perché la riflessione continuerà, ma continuerà con varie sfaccettature. Adesso mandiamo l'altra canzone che è dei Noir Désir, Si rien embouche, le ciel devient rouge. Se nulla cambia, il cielo si tinge di rosso. Così cantava questo gruppo rock francese. Thank you.
abbiamo ascoltato Un Jour en France, ancora rock, ancora Noir Désir, e ricordiamoci appunto che quello che è successo è accaduto in un normale giorno qualunque, un giorno in Francia appunto. E mi ha colpito, voglio segnalarvi questo leggendo quest'articolo, il coraggio che la Chiesa sta avendo in questa fase, diciamo, di quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzi. E Famiglia Cristiana, con coraggio, cosa che diciamo non è usuale nella nostra stampa, bisogna dirlo, no? Con coraggio dice, almeno smettiamola con le chiacchiere, è di Fulvio Scaglione questo articolo, mi ha colpito molto e voglio condividerlo con voi. E poi insomma ne parlerà anche Marco. È inevitabile, ma non per questo meno insopportabile, che dopo tragedie come quella di Parigi si sollevi una nuvola di facili sentenze destinate in genere ad essere smentite dopo pochi giorni, se non ore, e utili soprattutto a confondere le idee ai lettori. È la nebbia di cui approfittano i politicanti da quattro soldi, i loro fiancheggiatori nei giornali, gli sciocchi che intasano i social network. Con i corpi dei morti ancora caldi, tutti sanno già tutto, anche se gli stessi inquirenti francesi ancora non si pronunciano, visto che l'unico dei terroristi finora identificato, Omar Ismail Mostafei, 29 anni, francese, è stato riconosciuto dall'impronta presa da un dito, l'unica parte del corpo rimasta intatta dopo l'esplosione della cintura da kamikaze che indossava. Ancora meno sopportabile è il balbettamento ideologico sui colpevoli, i provvedimenti da prendere, il dovere di reagire. Non a caso risuscitano in queste ore le pagliacciate ideologiche della Fallaci, grande sostenitrice, come tutti quelli che ora la recuperano, delle guerre di George W. Bush, ormai riconosciute anche dagli americani per quello che in realtà furono, un cumulo di menzogne e di inefficienze che servì da innesco a molti degli attuali orrori del Medio Oriente. L'altra volta abbiamo detto delle scuse di Blair, ma anche delle accuse a Blair molto documentate anche da mail mandate alla Casa Bianca e che sono state rese note, in cui un anno prima insomma Blair si dichiarava disposto a raccontare anche bugie, come ha fatto pur di fare la guerra a Saddam Hussein, dichiarando appunto